E buongiorno a tutti. Allora, abbiamo Massimiliano Terzi, che voi ormai lo conoscete molto bene perché è un storico appassionato, pazzo di storia, non solo di storia e di fotografia, ma cioè, sta facendo anche un progresso come anche riparatore. Cioè, addirittura costruisce anche delle cose che normalmente anche riparatori di eccellenza dicono: ma sì, cioè, quello cioè, mi piacerebbe non farlo, ma lui lo fa. Cioè, sto parlando di Contarex. Ok, bene. Certo. Allora, abbiamo organizzato questo incontro, la serata, con Massimiliano Terzi, che 7 venerdì 7 ottobre. E quindi che argomento è? Allora, il 7, ripartendo da dove ci eravamo lasciati a Sì? ottobre del 2019, ripercorreremo anche sulla base degli approfondimenti fatti in questi 3 anni che ho avuto modo di fare, ripercorreremo le tappe principali della sfida tra Nikon e Canon, quindi partendo dai modelli a telemetro degli anni 50 fino ad arrivare alla presentazione, grosso modo contemporanea del 59, dei modelli reflex. Nella serata su Nikon F io dissi che nessuno si ricorda della Canon R. Questa cosa ha suscitato qualche commento da parte di appassionati di Canon R ed è corretto tributare a questa macchina l'importanza che ha, che peraltro voglio dire, ho tributato anche in un articolo che c'è su Sensei. Dopodiché vedremo negli anni 60 l'abbandono di Canon del telemetro e la crescita nella presentazione delle reflex, poi sfociata all'inizio degli anni 70 con l'innesto FD e il modello F1, cosa succederà negli anni 80 con l'avvento dell'autofocus e atterreremo ad oggi con un breve cenno su che cosa sta accadendo attualmente, no? Con i rumors di abbandono nella produzione di macchine Certo. reflex. Sì, poi per Canon ebbe un ruolo fondamentale il loro importatore statunitense. Ah sì, esatto. Honeywell li spinse a continuare a produrre macchine a telemetro perché vendevano, no? Ah Ma in sì. realtà le più belle macchine a telemetro giapponesi sono sicuramente Canon, no? Ci hanno lasciato modelli meravigliosi, ancora anche tutt'oggi molto Tuttora, certo. apprezzati, no? Sì. E anche nelle realizzazioni ottiche, no? Certo. Pensiamo solo allo 0,95 Esatto. che fu una pietra, insomma, miliare. Ecco, E quindi cioè, parliamo anche, cioè, vuoi parlare anche delle ottiche? no, delle ottiche no. È Cioè, chiaro che perché se cominci a parlare con anche delle loro, no, ottiche. con loro a disposizione tratteremo più che altro la filosofia che Sì, aveva ok, animato. allora, cioè, mi raccomando, no? Cioè, perché qua argomento, cioè, argomenti non mancheranno Mai, mai. no, assolutamente. Talmente così Assolutamente. ricca, no? Cioè, epoca che, cioè, io sono nato più o meno quell'epoca, no? E tu un bel po' No, dopo. qualche anno dopo, dai, non Sì, tanti anni dopo. però se io potessi andare a vedere, cioè proprio vedere quello che sta succedendo, entrando Ah, nella, cioè, certo. no, cioè, sede centrale della Nippon Kogaku e della Canon, della Konica e della Topcon, cioè no, cioè, Sì. quell'epoca lì. È Epoca di una grande epoca fermento, di grande fermento. Sì, 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 è sì. vero, Assolutamente, sì, e assolutamente. quindi è una cosa veramente pazzesca, pazzesca Certo. che tu vuoi affrontare. Sì, Bene, c'è cioè che signore e qualcuno di signori, sintesi. cioè, perché secondo me non finirà cioè, facilmente in un'ora e mezzo, 2 ore, ma cioè, dobbiamo finire, giusto? Dobbiamo finire perché non è che possiamo andare avanti fino a mezzanotte a chiacchierare e quindi il tuo compito è cioè proprio Selezionare. Esatto, selezionare e esatto, però selezionando logicamente non finirà una serata, ci saranno altre serate con Massimiliano perché Sì, cioè, sì, 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 sì. beh, perché No, cioè, insomma, riprendiamo. È anche un altro sintomo del ritorno alla normalità, questo, certo. quindi questo è proprio. Ascoltare Massimiliano è veramente una gioia, gioia Vi veramente. ringrazio, Sì, vi cioè ringrazio. poi leggere anche su Nox Sensei, cioè quello che scrivi, è veramente eccezionale.
cioè veramente molto, ma molto affascinante, no? Grazie. Sì, e quindi io ti ringrazio Grazie a tantissimo. te, faccio solo una precisione, Sì. ti ringrazio perché tu con me sei sempre troppo. Io non sono un riparatore, ma questo lo dico per in Lo ossequio so. ai riparatori. Io sono uno smontatore, Ah. anzi, a volte con una finalità di anatomia patologica, perché smontare le macchine vuol dire capirne le logiche molto Certo. meglio che leggere, no? E in alcuni casi mi dice bene, riesco a rimontarle e funzionano. Ecco, mettiamola così. Il lavoro del riparatore è un lavoro serio, un lavoro di Beh, competenza, di passione, sì. di tecnica, e lo dico Ah, perché interpreto cavolta, ma anche il tuo spirito, sì. e questa cosa richiede rispetto, richiede anche e soprattutto da parte di chi lo esercita una dedizione, un sacrificio che non sempre viene riconosciuto. Oggi Certo. siamo nell'epoca della sostituzione, non più della Sì, riparazione, no? E quindi sì, sì. questo è. E Questa mancano maledettamente sì, poi. riparatori. Cioè, adesso diventa anche sempre più difficile perché, cioè, 30 anni fa c'erano anche pensieri di cambio Ah sì, originali. Sì, ormai, certo. cioè, i nostri riparatori stanno affrontando, cioè, proprio facendo anche salti Sì, mortali, sì, sì. cioè, proprio, diciamo, togliendo da una parte e facendo anche rivivere, no? Cioè, come anche Certo. una. Oppure creando anche ricambio. Teflon che si rompe, allora facciamo in ottone. Certo. No? Cioè, creando anche queste cose, è che noi non riusciamo a vedere anche sotto cosa c'è. Anche qua c'è anche riparatori onesti, riparatori non onesti. Purtroppo devo dire anche questo, ma anche non che non onesti, ma non hanno più possibilità di Sì, arrivarci. certo. Sì. Beh, poi oltretutto alcune riparazioni sono ormai antieconomiche, no? Sì. Questo succede non solo con le macchine Ah, fotografiche, ma ma tu hai saputo che il Sacca, cioè Carminati, no, ha cioè, chiuso, ha chiuso, sì. aveva 88 anni anche Sì, lui. ma Gigi è ancora molto in gamba ed è una soluzione, immagino, molto sofferta per lui. Anzi, dovremmo dedicargli, secondo me, Sì, un articolo su mi Sensei. piacerebbe. E lui è una persona che non ama apparire, ma Lo so. almeno per me è stato una guida per molti anni, anche da un punto di vista, no, lui ha Certo. sempre avuto grande pazienza anche Ma perché non andiamo a fare intervista? Dai, andiamo, dai, volentieri, va bene, ok, volentieri, volentieri. bene, cioè, e siamo andati fuori, no? Cioè, dovevamo fare due Era minuti per capire, sì, inevitabile, perché qui inevitabile, ci si diverte, cioè, poi. inevitabile, cioè, con te Va inevitabile, bene, comunque, Massimiliano Terzi, venerdì 7 ottobre, dalle 7:30 di sera, cioè un paio d'ore di serata, questo mandate un'email, eventi@neodocamera.it e che Giordano è che gestirà, ok? Farete in fretta, grazie. grazie a tutti. Grazie, grazie.